Ciao a tutti. Oggi vi volevo far vedere come arrivano gli orologi, quelli in acciaio. Dico in acciaio perché questo è quello che mi sono comprata io e ora vi faccio vedere la confezione e vi faccio vedere all'interno come viene curata con attenzione la presentazione di questo orologio. Quindi abbiamo già tolto la scatolina e ora abbiamo una scatola rigida. All'interno, come vedete, c'è anche la gomma piuma. Abbiamo il nostro cuscinetto e la garanzia. Allora, la garanzia la dovete compilare, ovviamente, perché serve appunto per avere la garanzia di 2 anni, quindi bisogna mettere il nome, il codice personale del vostro cliente, la referenza dell'orologio e la data di acquisto. E ovviamente segnate anche il numero di fattura in modo da avere un'indicazione anche della data e del numero di fattura. E allora l'orologio, io ne ho già tolto un pezzettino veramente di carta, ma vi volevo far poi ho deciso di farvi vedere dall'inizio, ecco, come arrivano. Allora, qua c'è questo pezzo di carta che preserva la chiusura e qua io ho tolto già il pezzettino di carta che c'era, però come vedete era come qui. Qui è così perché avete una plastica che non potete, ovviamente non riuscite a vedere, però è tutto sigillato il braccialetto. Ora vi faccio vedere qua dove c'è ancora il pezzettino. Vedete che c'è una plastica che viene via. Quindi è tutto curato molto nei particolari il confezionamento. Arriva in maniera molto molto curata. Vedete? Un po' di toglierla adesso. Ok, ecco qua. In questo modo l'orologio non si graffia durante il trasporto, insomma, vi arriva in perfette condizioni. E a parte la bellezza di questo orologio, che purtroppo dal vivo rende molto meglio, è anche scappato l'orecchino. Vabbè, dai. Allora, adesso cerchiamo di toglierla anche dall'altro lato e di aprire l'orologio. Ovviamente io dovrò togliere delle maglie perché, come vedete, per me è molto grosso. E ho acquistato anche il set diciamo, per fare questo tipo di lavori. Poi lo vediamo. E devo dire la verità, non è neanche così semplice. Quando togliete questo dovete fare attenzione a portare via già la plastica, perché altrimenti poi non riuscite più tanto facilmente a trovare il segno di dov'è, ecco. Quindi è preservata molto bene, diciamo. E sicuramente, ecco, se fate attenzione nel momento in cui togliete la carta, viene via molto facilmente. Se fate invece come ho fatto io, vi trovate poi in difficoltà. Ok, ecco qua. Niente di irreparabile, ovviamente. Vedete? Ci tenevo tanto a farvi vedere questo per farvi vedere l'attenzione, appunto, con cui vengono confezionati questi orologi. Oltre a essere molto molto belli, sono anche confezionati molto molto bene. Ora, io qua dovrò ovviamente adesso andare a appunto diminuire di maglie, perché altrimenti non me lo posso mettere. Ovviamente qua ha la plastichina per farlo partire.
Spero che questo video vi sia piaciuto, che non sia stato noioso da guardare, però ci tenevo a farvi vedere come vengono confezionati gli orologi, come vi arrivano a casa e quanta attenzione e cura ci mette questa azienda nel proporvi i suoi prodotti e i suoi accessori. Vi aspetto, contattatemi per i vostri acquisti e chiedetemi il link dei cataloghi che comunque lascio qui sotto, chiedetemi delle consulenze e vi aiuterò sicuramente a scegliere il meglio per voi. Buona giornata a tutti, ciao, grazie.